Bentornati sul mio canale. Oggi ci siamo truccati insieme tutto, provando tutte, se non tutte quasi, le novità uscite. Adesso è finita l'estate, stanno uscendo tutte le nuove collezioni. Abbiamo provato un sacco di cose nuove insieme. Io adoro fare questi video con voi. Ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi che è Look Fantastic, perché vi devo mostrare non una, ma due nuove box edit che si vola, ve lo dico. La prima è dedicata a Nuxe. Valore di mercato super vantaggioso rispetto al prezzo singolo dei prodotti. Ora vi mostro il contenuto se la scatola decide di aprirsi, perché l'ho richiusa prima, ma secondo me l'ho richiusa male e adesso non riesco ad aprirla. Aspettate, ce l'ho fatta. Allora, preparatevi. Solo questo vale un sacco, ragazzi, è il full size ed è il Super Serum 10 concentrato universale anti-età. E vediamo un po', pelle levigata, rimpolpata e luminosa con acido ialuronico e migliaia di microsfere di oli vegetali frazionati. Questo è un prodotto molto amato, molto famoso anche in farmacia, quello con le perle in sospensione ed è un full size. Poi abbiamo taglia deluxe dell'acqua micellare viso e occhi all'acqua di rosa. Il full, questo mi serve. Il full, non che gli altri no, ma sono molto felice di averlo trovato. Questo è il Rêve de Miel, il famoso balsamo labbra al miele di Nuxe, full size anche lui, amatissimo. Poi abbiamo l'olio corpo Louis Prodigieuse, ma con la versione con i glitter dorati, anche qua a formato vendita. Abbiamo la crema mani e unghie da 15 ml, questa va direttamente nella mia borsetta. È quello che dico io, questo qua. Ah no, questo lo conosco. Un altro full size. Questo è il Prodigieuse Boost Le Gel Crème Éclat Multi Correction. Questa è una crema anti-age per pelli normali e miste, crème gel, quindi bella leggera e fresca, anche perché qui non accenna il caldo a diminuire neanche un po'. Con ialuronico, un estratto antiossidante di gelsomino. Sono molto curiosa. Sono molto curiosa, tanto 40 ml, che per un gel è un buon formato. E il nostro codice sconto è, come sempre, non affiliato, tutta colpa di Giulia, passa anche su questa box. Devo dire, molto molto bella, un sacco di full size. Aspettate, vediamo se ve la trovo, perché volevo darvi due informazioni in più, ma a memoria non mi ricordo mai niente. Allora, aspettate. Allora, il prezzo è 55 euro, ma noi possiamo. Infatti, valore oltre 155 euro. Il prezzo è 55 euro, ma con il nostro codice, adesso vi dico quanto va. Tutta colpa di Giulia. 50 euro, risparmiamo altri 5 euro per un valore di oltre 155. Noi adoriamo. Adesso vi voglio dire anche l'altra, però, perché adesso ce n'è un'altra bellissima. Adesso vi dico. Allora, ecco. Si è bloccato il mio telefono, che gioia, devo cambiarlo. Quando è che esce il nuovo iPhone? Lo sapete, sono molto, lo desidero. Se non esce a un prezzo ragionevole. Ma cosa c'è? Perché il mio telefono è impazzito! Ma io non taglierò questa parte. Perché noi siamo amici, stiamo insieme, ce ne freghiamo. Eccovi! Allora, questa box che adesso vi mostro è l'Icon Edit, valore di oltre 270 euro a 80 euro di prezzo vendita, ma con il nostro codice va a 70 euro, quindi direi fantastico, meraviglioso. Mi sta chiamando il mio medico. Strano. Sarà mica già andato in pensione. No, speriamo di no. Comunque, Icon Edit, ve la mostro. Preparatevi perché qui soltanto un prodotto, oltre ad essere eccezionale, è il valore. Ho risposto al medico, è andato in pensione. È il medico di quando ero bambina, mi piano, come una scema. Cioè, che lo conosco da quando sono nata. Vabbè, dovrò cercare un medico nuovo. Comunque, dicendo la box edit, va a 70 euro col nostro codice per un valore di oltre 270 euro. Sto volando. Dicevo. Questa, ragazzi, sono 30 ml della ProCollagen Marine Cream SPF 30. L'avete vista anche nello shorts sulle mie creme viso preferite con SPF. Coccola, anti-age, rimpolpante, voliamo. Poi abbiamo full size l'Afterglow Liquid Blush in Orgasm di NARS. Tu che cosa sei? Che non ti conosco. Ah, sì, ti conosco.
La Roche-Posay è la photocorrection gel crème con 50 più di SPF, quella che ha anche un'azione sui pori. Il mio amato All Nighter di Urban Decay Setting Spray Forever and Ever per la durata the best. Brazilian Boom Boom Cream, ma questa mi sembra un formato, è un full questo, sì. Questa crema corpo, se non l'avete mai provata, dovete. Best seller worldwide. Poi abbiamo il siero alla niacinamide di The Inkylist, formato vendita, ma c'è scritto la percentuale, 10% di niacinamide con 1% di ialuronico. Questo prodotto che è una chicca, l'ho usato un milione di volte, Christophe Robin, il Cleansing Purifying Scrub da 250 ml, mega formato vendita, ottimo. E poi abbiamo all'interno la Bondi Sand Self Tanning Foam in Dark, questa ti va a diventare nero come i tuoi peccati. E questo è il contenuto della box. Praticamente paghi la... Ah no, ce n'è un altro, scusate. Abbiamo anche la taglia deluxe dell'Advanced... Questo qua è l'Advanced Benefic di Lancôme, è lo Yacht Activating Concentrate da 7 ml. Praticamente paghi la Elemis e tutto il resto ce l'hai gratis, il che non è male. Tanto queste box sono anche ottime per metter via dei regalini di tipo di Natale, di compleanno. Perché i prodotti sono confezionati singolarmente, quindi, capito? Ringrazio tantissimo Lookfantastic per aver sponsorizzato la prima parte del video. Trovate le box qua sotto e adesso andiamo a truccarci provando tutte le novità uscite, cioè vi dico solo che qui ci sono un po' delle carte, delle cose che ho usato. Andiamo? Sono uscite veramente un sacco di novità e quindi mi stavo truccando perché adesso girerò la live dove spacchettiamo il calendario dell'avvento di Lookfantastic. E ho detto ok, provo un po' di novità e poi ho detto ma che me frega, proviamole insieme che è più divertente. E quindi eccomi qui. Allora, in realtà la base l'ho fatta e non l'ho fatta, nel senso che ho provato una novità di Chanel, la numero 1 di Chanel, che si chiama Embellisseur de Teinte au Camélia Rouge in soft pink. È, come potete immaginare, ha questa leggera tinta sull'albicocca, è una sorta di Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, ha un bellissimo effetto sulla pelle, veramente molto bello, molto morbido, idratante, infatti guardavo che la base acqua glicerina e la senti tutta, poi arricchita appunto da questo estratto e da questo olio di camellia rossa tipico di tutta la linea, questa linea. E all'interno abbiamo altro che ci interessa. Abbiamo la Cappalicious Alvarezzi che è un'alga, abbiamo qualche estratto, abbiamo lo ialuronico, insomma hanno messo questo concept attivo slash preparatore della pelle, si può usare da solo, secondo me da solo è un po' troppo luminoso, oppure come primer. L'ho provato e semplicemente non ho messo neanche il correttore, niente, ho messo con le dita un po' di CC Cream di Herborian, ma in questo momento utilizzo la Doré. Credo ancora per poco perché l'abbronzatura inizia ad andarsene, ma veramente l'ho presa poca con le dita, l'ho scaldata e l'ho messa un po' negli occhi, un po' qui, basta, non ho altro. C'è troppo caldo e quindi non ho voglia di fare base più strutturata di questa. Ora, se io potessi farvi vedere cosa ho davanti, non riusciremo mai a provare tutto, ma non sono riuscita a far selezione. Quindi, vabbè, e tra l'altro sappiate che uscite più significative... Sono usciti un treno di matitoni occhi slash ombretti in crema e l'altro trend assoluto di nuove uscite sono i blush liquidi. Ce ne sono usciti tantissimi, infatti non potremo mai provarli tutti, ma vorrei che fosse una live così mi direste voi quale volete vedere. A proposito, gallina numero 1 di Chanel, è uscito anche il nuovo Serum Revitalizant e allora, io inizialmente ho sbagliato e ho comprato la ricarica, che si può utilizzare da solo, però devi fare così per prelevare il prodotto. L'ho regalata alla mia mamma e io ho riordinato quello che mi interessava con la biglia massaggiante. Lo sto utilizzando con il contorno occhi che sto provando, quello di Pericone di cui vi ho già parlato. Ancora non ho molto da dire, ho proprio appena iniziato a provarlo, però è uscito ed è senza profumo. E quindi lo sto provando, ma ci aggiorneremo. Ok, banda alle ciance, andiamo avanti. Vi dicevo, ho messo solo un po' di CC e ho messo un po' di Build a Brow di Maybelline, il mio adorato. Questo qua per me è la penna per sopracciglia migliore del mondo, al di là del prezzo. Io la utilizzo nel colore... Ci piacerebbe saperlo, in effetti. Sì, anche a me piacerebbe saperlo. Così, beh, comunque sarà sicuramente medium. Uso sempre il medium, quindi non c'è scritto, ma è medium, ve lo dico là. Ok,
andiamo avanti. Dunque, ho due novità di bronzer in crema. Uno è il By Mario, io questo l'ho comprato quando ero al mare, ho iniziato a testarlo. Devo dire che non mi convince moltissimo. Allora, si può erogare col pump, cosa che io non faccio, o applicare con la spugna. Questo è il colore light medium, è un prodotto molto molto acquoso, molto molto sheer, è proprio per i... cioè, vedete, già sulla mia pelle abbronzata scompare completamente. Avevo preso il light, ma l'ho regalato perché, cioè, era già chiaro per me quando non ero abbronzata. Secondo me questo è il prodotto per chi ama un trucco molto molto leggero. Secondo me questo, anche se non ti trucchi, vuoi creare solo un'ombra leggermente dewy, la metti con le mani e sei a posto. Non lo so, non sono ancora convintissima su questo prodotto. Si presta più per una skin tint, è un effetto molto molto sheer, si chiama Soft Sculpt Bronzing and Shaping Serum, e lo è un serum molto leggero, traslucido, dewy. L'altro invece prodotto è una collezione nuova di Be Perfect che ha fatto con Anna Livia, e questo è il Cronzer, prodotto già a catalogo, ma in un colore nuovo che si chiama Tae, e un packaging nuovo, secondo me è bellissimo, crema su nero. L'ho solo swatchato, e ho preso della stessa collezione anche il Mini Empress Cheek Contour Brush, ma vi dirò che è un pennello secondo me bellissimo, ok, morbido. Il problema è che secondo me è troppo denso. Questo per me è un pennello da fondo, non per un bronzer in crema, è proprio il classico buffing brush a taglio bisotté. Quindi questo lo utilizzo un'altra volta e direi di usare direttamente il mio solito. Proviamo. Johnny, è quasi magia. Colore bellissimo. Io adoro la formula dei Cronzer. Cream bronzer, Cronzer, adoro. Comunque, e questo colore è bellissimo. Probabilmente, non lo so, no, perché non sono più così abbronzata. Questa è una formula che sembra quasi un cream gelée quando la applichi, ma a contatto con la pelle poi diventa polvere. Però è un polvere che si fissa. Una cosa che a me è sempre piaciuta molto del Cronzer di Be Perfect è il fatto che ha una durata sul viso impressionante. Non tutti i prodotti in crema sono particolarmente long lasting. Essendo ancora un po' abbronzata, lo metto un po' con la tecnica mascherina, arrivando anche sotto l'occhio, perché vorrei un po' enfatizzare l'abbronzatura che si sta perdendo. E poi, come sempre, contorni del viso. Questo, ragazzi, con un buffing brush si sfuma benissimo, è un bellissimo prodotto. E tra l'altro, in realtà, ho preso tutto il kit di questa collezione, però questi sono i pezzi che mi interessavano di più insieme a quello che utilizzeremo dopo, perché Be Perfect ha un prezzo super competitivo, veramente. Io ordino dal loro sito, il sito europeo, perché hanno sempre un treno di offerte e di bundle veramente molto molto vantaggiosi. Ah, mi sono dimenticata di dire all'assistant che abbiamo le clip, quindi deve stare con noi. Comunque, come sono andate le vostre ferie? Siete andati bene? Siete stati a casa? Siete andati al mare, in montagna? Questi giorni ho festeggiato il mio compleanno, è stato bellissimo, l'ho fatto con tutti i miei amici, è stata una cena stupenda, c'è anche mio fratello, e poi l'ho festeggiato in famiglia, e pensate che la nonna Luisa mi ha regalato una cosa che era sua, bellissima, vintage, una cosa stupenda. Ah, scusate, ne metto anche un po' nella piega perché mi piace sempre dare un po' di definizione alla piega dell'occhio. Questo Cronzer è bellissimo, ma mi piace moltissimo il colore, ma rimane il fatto che è un prodotto comunque che esisteva già a catalogo. Se cercate un ottimo bronzer in crema con un ottimo rapporto qualità-prezzo, sicuramente questo è il prodotto giusto. Non ho ancora settato la base, uno perché non ho nessuna cipria che mi vada bene al momento. Avevo preso quella nuova di Rare Beauty, ma non la possiamo al momento provare perché è troppo chiara. Non sono mai stata così abbronzata in vita mia. E l'unico che mi va bene al momento è questo fondo compatto solare di Sensai, che però è un pelo, comunque un pelo chiaro, però useremo quello dopo per settare un po'. Questo bronzer è una cosa splendida. E qui inizia il problema, perché abbiamo un sacco di blush liquidi e noi non sappiamo quale usare. Allora, sono usciti gli Unreal Liquid Blush di Hourglass, li ho swatchati, questi sembrano stupendi, si erogano col contagocce sulla mano e poi li prelevi, sembrano bellissimi. Ma sono usciti i nuovi Yves Saint Laurent Make Me Blush Blush Liquidi. Guardate la bellezza di questo packaging e di questo colore, sono tentata, mi sa che vado su questo. E poi sono usciti chiacchieratissimi su TikTok Liquid Blush di Colourpop. E a proposito di Colourpop,
Com'è bella la collana che ho preso, questa qua si chiama Colourpop in collaborazione con Brooklyn Charm. Dai, c'è la bocca, i tubetti. Adoro. Comunque, bello il packaging, vogliono essere un dupe di Rare Beauty, eh. Li ho sgocciati, sono, ve lo faccio vedere, un pochettino dewy, non sono matte in asciugatura, sembrano molto carini, ricordano sicuramente la formula dewy di Rare Beauty. Questo è il colore Super Shy. Sicuramente quelli di Rare sono più pigmentati, ma questi sono più costruibili, quindi dipende dalla vostra preferenza. Però niente, qua mi è caduto l'occhio. Andiamo sul Peachy Nude di Saint Laurent Liquid Blush, perché è bellissimo. Ah, l'altro colore, adesso lo faccio vedere meglio. L'altro colore che ho preso è il 44, che invece è freddone. Bellissimo questo qua. Appena divento un po' più disabbronzata, anche questo colore però è bellissimo. Comunque, ok, questo qua è il 37. Io come sempre, finché, soprattutto quando non conosco la formula, ne metto un po' sulla mano e poi o con un pennello o con una sponge prelevo e applico. Comunque è allucinante quanto io sono abituata a truccarmi con i colori che uso di solito, con i prodotti che uso di solito, no? In termini di color range, e cioè così abbronzata non lo sono mai stata, e quindi vedo un colore e dico, ah, mi starà benissimo, e invece è troppo chiaro. Beh, vabbè, che ormai un paio di settimane, vedete, tipo questo colore su di me sarebbe normalmente bellissimo, adesso a malapena si vede, perché sono molto più abbronzata di quanto sono mai stata. Posso dirlo un'altra volta? Smettila, Giulia. Ok, formula bellissima, si sfuma da solo, colore stupendo, e deve un po' andarmi via l'abbronzatura, perché al momento è un pelo chiaro per il mio colorito. Ma adesso ci buttiamo su dall'altro, lo metto anche dall'altro lato per fare tutto uguale. Dopodiché ci buttiamo su un po' di Hourglass, che è un po' più scuro, e però questo colore è bellissimo, naturale, bellissimo. Formula di questi qua bellissima, devo dire. Però sì, vorrei il blush un pochettino più carico, quindi andiamo a mettere un pizzichino del Hourglass Blush Liquid nel colore. Ma che problema c'è a indicare i colori? Cioè, non capisco. Non c'è scritto. Comunque questo qua, rosa acceso. Vedete, il fondo è morbido. Vedete? Guardate. Prendo due goccine di prodotto. Carina l'applicazione così. È molto più acceso di quanto pensassi. Bello però. Oh là! Carico, perché oggi sono un po' barbesca come colori, quindi ok, forse adesso non ho messo troppo di blush, ma è lo stesso, perché il blush in realtà, se ci pensate, non è mai troppo. Che bello però anche questo, è che questo quando rientra dalle ferie è il momento in cui escono tutte le nuove collezioni, per quello così tante belle cose che ho preso da provare. Tra l'altro, dove l'ho messa? Aprivo i pacchi PR che ho ricevuto mentre ero via, è arrivata questa bellissima confezione da MAC dei Glow Play, che hanno rifatto tutto, blush e balm. Guarda che bello, dobbiamo assolutamente provarli insieme in un nuovo contenuto, lo faremo presto, perché sono molto curiosa. Io ho sempre amato i blush e Glow Play, e il fatto che siano stati evidentemente riformulati, se escono come novità, insomma, sono curiosa. Comunque, blush liquidi, tutte e due le formule bellissime, a mio avviso bellissime. Ok, andiamo avanti. Allora, prima setto con un pizzico, perché è un po' chiaro, come dicevo, del fondo compatto in polvere di Kanebo nel colore SC01 Light, che prima di partire vi dissi che era troppo scuro, adesso è troppo chiaro. Più che altro sotto gli occhi, sulla palpebra, vedete che mi ingrigisce appena. E vabbè, è l'opzione migliore che ho al momento. Dopo bilanciamo con un bronzer in polvere, perché è troppo chiaro questo qua. E pensai che è assolutamente troppo scuro quando sono partita, che storia. Comunque, voi avete scelto, quest'anno prenderete calendari dell'avvento? Ne avete scelto qualcuno in particolare? Fatemi sapere, perché ho iniziato a guardarli adesso e non ho ancora ben capito su quali voler puntare quest'anno. È un po' chiaro. Però vabbè, ne ho messo poco, giusto perché questo leviga tantissimo i pori, questo prodotto. Però è un po' troppo chiaro.
Allora, Anna Livia Dream Duo Bronze and Blush Face Palette, stessa collezione. Questo in questi giorni lo sto usando moltissimo perché è l'unico bronzer insieme allo 03 di NYX che al momento mi va bene. Cioè, normalmente per me questo duo sarebbe troppo scuro, invece in questi giorni lo sto usando tantissimo, compreso la sera del mio compleanno. Polveri molto sfumabili, molto cremose, intense, sono bellissime. Secondo me durante l'anno non vanno bene per me, però al momento sì. E quindi dov'è la carta? Sono molto felice. E quindi usiamo lui e andiamo a enfatizzare un po' perché ha sbiancato la polvere compatta. Allora, le campane del centro. Prendo il bronzer. È un bronzer intenso, è un bronzer bellissimo questo qua, veramente bellissimo. Chissà se usciranno in questa formula colori più chiari per l'inverno, perché mi piace molto. Vedete, lo sto mettendo in modo scomposto proprio perché voglio enfatizzare la pelle abbronzata, quindi come se fossero quasi colori che ho naturalmente sul viso e non che ho aggiunto dall'esterno. E poi bordo del naso, tecnica solita mascherina, in questo modo. Ma allora, il blush è bellissimo, ve l'ho swatchato, ma io mi sono innamorata davvero dei blush in polvere di Kosas, i cotti nuovi. Ve ne ho parlato un milione di volte della mia Blush is Life, li abbiamo visti nel tutorial, nei top del mese. Ho ordinato altri due colori, mi piacciono troppo. Questo è il Dreamland, guardate che bello. È stupendo, è un pesca nude satinato, bellissimo. E l'altro colore che ho preso, tra l'altro leggevo che sono arricchiti da squalane e ialuronico, ecco perché sono così morbidi come polvere cotta. L'altro che ho preso è Swan. Mettiamo questo, dai, un colpetto leggero perché ho già un chilo di blush, ma mamma come sono belli i blush di Kosas. A mio avviso valgono veramente la pena, è una delle più belle uscite che Kosas abbia mai fatto per il loro brand, a mio avviso. Vedete che sto applicando tutto in modo scomposto, vado anche un po' sulla palpebra, sul naso, in questo modo, e magari giusto per un pop of color sulla apples of the cheek piglio anche questo, dai. Cioè, oggi proprio stratifichiamo come se non ci fosse, come se non ci fosse un domani. Che bellezza. E poi vado bene sotto l'occhio, come piace a me. Sapete che io porto il blush alto. Basta, Giulia. Poi, allora, gli dicevo, gli occhi è stata proprio la celebrazione assoluta dei matitoni, eccetera. E più, è uscito un nuovo colore. Aspettate. Io questi li tengo sempre in postazione, ve ne ho parlato mille volte, amo gli ombretti in crema di Made by Mitchell, ho tantissimi colori, sono belli anche come eyeliner, presi con un pennellino, li uso sempre. Sono usciti dei nuovi colori, io ho preso Honey Boo Boo, ok, ed è un nude, un marrone chiaro nude con questa microperlescenza, questo da tutti i giorni, è top of the pops. Sono sottili, long lasting e bellissimi. Sembra un fondotinta per gli occhi, ma che dà poi questo accenno di luminosità bellissimo. Ovviamente quando avrò il mio incarnato chiaro, normalmente sarà meno chiaro di così, però sono bellissimi, facili da mettere, sono stupendi. Sono anni ormai che vi consiglio questa, è una formula che è uscita ormai sul mercato da un paio d'anni ed è ottimo rapporto su una qualità prezzo, sono bellissimi. Ora in camera non credo renderà, ma dal vivo vedi tutte queste micro perlescenze delicate, bellissimo. Questo è il pennello con cui ho messo il bronzer, gli tolgo un po' di tackiness. Dopodiché sono uscite appunto tantissime matite occhi nuove Dior e Rem Beauty e i nuovi matitoni. Dunque, abbiamo questi nuovi che sono di Half Magic, che li chiamano Sparkle Stick perché sono super luminosi. Guardate questo colore che si chiama, ma che problemi avete con i nomi tu? Non capisco. Champagne Snowflake, preparatevi. Questo per fare il punto luce, secondo me è da volare via. Guardate che luce! Lo userò come punto luce. E l'altro che ho preso è Phobot, che è un gunmetal argentato scuro. Sono super luminosi, davvero. Qui abbiamo la nuova collezione di Chanel, preparatevi. C'è il numero 46 che devo usare oggi perché non resisto. Guardate la bellezza. Cioè, scusate. Questo lilla viola super glitterato, e adoro follemente
il numero 48, che è un verde acido chiarissimo con micro glitter. Guardate che belli. Sono bellissimi questi qua di Chanel, devo dire. Vabbè, allora, bando alle ciance, io direi che ci pigliamo velocemente Chanel e lo mettiamo così, così, uno specchio. Dove l'abbiamo? Cioè, abbiamo qua uno specchio? No. Sì. Lo mettiamo scompostamente, attaccato alle ciglia. È bellissimo. È pieno, pieno di glitter, questo qua, pieno. Ed essendo due prodotti in crema, poi si sfumano un po' uno nell'altro, molto molto bello. Comunque lo sto guardando anche con lo specchio piccolo, questo qua di Mitchell è bellissimo. È nude con questi micro glitter, secondo me è bellissimo anche per palpebra matura, perché ha un glitter talmente piccolo che non segna. Poi lo mettiamo nella rima inferiore, poi sfumandolo con le dita sposto un po' il glitter, lasciandolo fermo, ovviamente lasci il glitter più intenso. Che bello che è questo qua. Poi ragazzi, sono così comodi i matitoni, gli ombretti in crema, sono così comodi, cioè li puoi mettere così in 2 secondi, fantastico. Poi ho delle nuove matite di REM, ho preso il colore Far Out, che è un lilla, perché sono sempre alla ricerca della matita lilla perfetta. Proviamola nella rima interna e scopriamo com'è la storia. Aspettate, arrivo, ok. Non scrive, che gioia. Raga, non scrive, ve lo giuro. È dura, è bello il colore, ma è molto cerosa, non molto pigmentata, e nella rima interna non scrive. Dopo un po' lascia una piccola traccia di colore, ma questa è una matita, a mio avviso, almeno questo colore, un po' da 0 a 0. Si può riuscire a farla funzionare, ma nella rima interna, se devi fare troppo avanti e indietro, tipo già a me già adesso l'occhio dà fastidio. Questa non è mica in gran operazione, no. Ma vi dicevo che anche Dior ha fatto le nuove Dior Show Stilo Waterproof e ho preso la colorazione Pearly Lilac. Vediamo questa. Questa qua è scarsa di colore da panico. Proviamo questa nella mia interna, ma cioè questa scrive, ma è un lilla molto 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 chiaro. Devo dire che non mi ruba il cuore, però ecco, almeno vedete, scrive. Cioè, se vuoi una matita per la rima interna che è quasi bianca con un riflesso però lilla, top. Altrimenti, secondo me. Invece l'altro colore che ho preso è la Matte Top 771. Questa l'ho swatchata, è iha proprio. Guardate che bello. È un top scuro con una punta di viola, molto più cremosa di quella pearly, e la uso per enfatizzare, dov'è il mio pennellino? Qui, enfatizzare appena appena ancora di più l'attaccatura delle ciglia. E dai, lo specchio sotto. Che bello che è questa matita. Questa matita è bellissima, ha un colore stupendo, super intenso, bello. La metto anche nella rima interna superiore, soprattutto nella parte esterna. Questo è un colore molto bello, secondo me anche quest'inverno la godrò un sacco. E concludo con il matitone che vi ho mostrato prima. E luce fu, questo è bellissimo. Questo è proprio bello. Poi mi piace un punto luce, a me è un po' carico, lo sapete. Sotto alcuni video mi dite: Giulie, hai esagerato col punto luce. È che io col punto luce non ho un freno, davvero. Cioè, tipo adesso, no? Giulia, smettila. No, sono ancora lì. Ok, a questo punto direi che c'è un po' di raffreddore in questi giorni d'aria condizionata. Direi che prendiamo un po' di bronzer, questo duo, appena appena lo mettiamo nella piega, giusto per dare un po' di definizione e scurire la zona. Così appena, proprio appena, appena, appena.
ok? E non avendo nuovi mascara, metto la mia solita combo off camera, così non vi annoio. Guerlain primer ciglia, lo sapete, lo uso tutti i giorni, l'ho messo anche nei top, l'ho messo nelle, cioè adoro follemente. E sopra il mio classico solito Black Bubble di Neve Cosmetics e torno subito subito da voi. Ormai io questa combo occhi la uso tutti i giorni, tranne quando devo testare un mascara nuovo, perché la strucco facilmente, sapete che sono allergica agli struccanti praticamente a tutti, e fa un effetto su me bellissimo, ventagliato, bella, bellissima, mi piace da matti. E appena 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 anche nella rima inferiore, peccato per la rima interna che è un po' scarica, avrei voluto qualcosa di più, un po' più... Dove l'ho messa la matte top? Ci vado appena su, perché è un po' slavatina quella lilla qua. Cerchiamo di caricarla appena con un po' di top. Meglio. Perché la lilla è bella, o lilla stracarica, o se no no, meglio, meglio. Ok, ora labbra. Ne ho un milione, ma non riusciremo a vederli tutti. Vabbè, numero uno. Sono usciti i nuovi rossetti Tom Ford. Questo qua è lo Slim Lip Color Shine nel colore 100. Packaging elegantissimo. Questa è una roba lusso estremo, anche di prezzo, devo dire. La formula l'ho già usato, l'ho indossato al mio compleanno. È molto, molto elegante, ve lo mostro. Fa le labbra più voluminose, è preciso. Questo effetto satinato, ma tridimensionale, questo rossetto è un gioiellino. Però, per farsi un regalone, ecco, insomma. Però ve lo volevo segnalare perché è veramente un rossetto fuori dal normale. Poi, non lo ripeto ogni volta, ma ci sono bellissimi rossetti anche a 5 euro. Non sto dicendo che per avere un bel rossetto devi spendere questa cifra. Vi mostro solo una novità che secondo me è estremamente bella e qualitativa. Poi, anche qua vorrei dire due parole. Sono usciti nuovi rossetti di NARS che si chiamano Explicit Lipstick e sono ricaricabili. NARS ha sempre avuto dei bellissimi rossetti a un prezzo secondo me competitivo per essere luxury. Questi qua nuovi escono a 40 euro l'uno. Packaging bellissimo, magnetico, NARS scritto a rilievo, però non lo so, cioè noto un generale aumento dei prezzi. Comunque, il colore è Dirty Talk, ve lo mostro, infatti ne ho preso uno solo. Colore molto bello, molto fresco, forse un po' più primaverile perché è un po' pescatino, però molto bella la formula, molto scorrevole. Hai un feeling lussuoso. Devo dire che la gamma colori mi è piaciuta fino lì. Amo, sapete, i miei soliti nude, nocciola, caramello, burgundy, non lo so, però molto carino, molto fresco, illumina anche il sorriso. Però ecco, ho notato insomma l'aumento dei prezzi. Sapete che Tonka, Epigall, Smat sono alcuni dei miei rossetti perfetti al mondo e li fa NARS, ma costa tipo 27 o 25, se ricordo bene. Questo un quarantino comunque, quindi insomma ho notato la cosa, ecco. Poi vi devo far vedere questo perché è bellissimo. È il Fito Lip Balm di Sisley nel colore 3. I rossetti erano già in gamma, ma questo era un trittico di colore Limited Edition nuovo. Non so se è Limited, ma comunque nuovo. Qui abbiamo vitamina E, ialuronico, pavina pavonica, vari estratti, jojoba, oli, cioè è proprio un trattamento. Il packaging è secondo me bellissimo. Questo con la mia solita matita di Tower 28 sta uno spettacolo, comunque ve lo mostro. Mi piace tantissimo. Ovvio che questo è un balm sheer, quindi non ha una durata stratosferica, però lascia le labbra molto belle, il colore è nude, ma comunque ravviva il naturale colore delle labbra, mi piace veramente molto questo prodotto. Poi, assolutamente bellissimi, questi li ho ricevuti dall'azienda, sono i nuovi rossetti, 8 ore di durata, si chiamano proprio The Lipstick Lumi Matte di Diego Dalla Palma, e poi c'è la custodia nel quale inserire il lipstick, togli il tappo e a posto.
Vedete, la formula è opaca da vedere, ma in realtà poi ve la mostro sulle labbra. Questo è il colore, ve l'ho detto. 40, coffee first. Questi ovviamente non sono i rossetti più confortevoli del mondo, ma sono anche molto long lasting e hanno questo effetto poudré una volta applicato, molto molto belli, devo dire. Poi invece i più chiacchierati in assoluto del periodo sono quelli nuovi di Fenty, ce lo aspettavamo, e hanno fatto le matite labbra. Le matite labbra, ho visto diversi video di creator che dicevano sono una cosa incredibile, io dicevo ma in realtà hanno ragione. Si chiamano i Traced Out Pencil, sono cremosissime. Io ho preso tre colori, ho preso la Tug Blush 2 02, fa sempre dei nomi con delle crasiche, che è un po' chiara e un po' mauve, però questa qua secondo me quest'autunno la godrò molto. Poi ho preso la Rubba Benz 5, no, la 5 che è bellissima, sulla mia mano non rendono, adesso ve le metto sulle labbra, almeno quella che scegliamo. E poi ho preso la Pnut Butta 04, che no, ragazzi. Allora, vi faccio vedere. Che bello. È tipo un'ombra fredda. La 02 è un mauve chiaro, che però butta rosa, molto carina. E poi ho la, ho perso il conto. Questa è quella che ho messo? No, questa manca. La 05, sì. Che ovviamente è la mia preferita. Il mio solito nocciola un po' carico. Vabbè, lo passo direttamente sulle altre. L'unica cosa è che è più freddo come nocciola di quello che porto di solito. E sono uscite insieme ai Gloss Bomb Sticks. Cioè, hanno fatto una versione solida dei Gloss Sticks. Infatti portano gli stessi nomi. Questo è lo Spice Cold 08. Questi li ho messi tanto al mare perché li ho ordinati al mare insieme a Makeup by Mario. Questa è una combo labbra molto fredda, ma molto molto bella. Secondo me più autunnale, ma bellissima, a mio avviso. E questo invece è il colore Fenty Glow, un classicone. Questo mi piace con una matita un pelo più scura, perché è comunque piuttosto nude e l'ho già devastato perché l'ho messo tantissimo al mare. Cioè la sera se uscivo mettevo lui. Non vedrete mai la differenza poi in video. Cosa ho fatto, no? Non ho preso conto. Non vedete mai la differenza in video, ma questo è freddo e questo è caldo e chiaro. Ora, aspettate. Dopo lo rimetto, ma vi devo far vedere l'ultimo prodotto che ho preso perché ero troppo curiosa. Questa novità di Clarence, che è il Lip Comfort Oil 25 Black. Da vedere è nero coi glitter oro. Mi avete mandato diverse foto in direct dicendo Julie, cioè dici com'è. Non lo volevo prendere, ma l'ho preso perché me l'avete chiesto tantissimo. Cioè nero con glitter oro. Bello. Diventa un mauve sulle labbra. Però vedi glitter. Particolare, perché diventa un mauve freddo ma con i glitter oro che sono caldi. Molto interessante, quasi quasi lascio le labbra così. Molto molto belle. Ma che dite, l'altro po' di blush lo mettiamo? No, basta Giulia, datti un contegno. Bene, queste sono le novità che volevo provare, ma secondo voi non abbiamo due extra? Ah, a proposito, questo l'ho ricevuto da Refr. Refr è il mio marchio di pennelli preferiti al mondo, adoro anche la loro sponge, il piegaciglia migliore del mondo fa Refr a mio avviso. Hanno fatto questa collaborazione con Alessandra Nele, con il suo Giulia, ti prego, con il suo pennello, col suo nome, guardate che bello, c'è un sogno ragazzi, fa un
un pennello con refra. Questa è la A01. Vedete, io solitamente uso pennelli più grandi per il viso, lo sapete, però ha un bellissimo taglio bisotè, buona densità di setole alla base, molto più sciro, più rado in superficie. Questo qua anche per lavorare in modo molto sfumato è molto bello, e quindi complimenti a lei, è una grande artista, è una grande professionista, quindi super super complimentoni. E vi volevo dare una notizia del secolo. Sapete che da Niche Beauty io compro spessissimo, un sito che mi piace moltissimo. Questo marchio io lo possiedo perché una di voi che è andata in America mi ha gentilmente comprato delle cose, ma Simi Haze è arrivato in Europa. Boom! Loro sono famosissimi per i loro Solar Tint Blush Duo, questo è il colore Tropic, e da una parte ne avete uno classico blush in crema e dall'altro ne avete uno più balm, più glossato. Questo è un colore molto chiaro, ma è bellissimo, che adesso ripeto, sono abbronzata, lo vedete poco. E sono iper famosissimi per i Velvet Blur. Questo è un duo, ma vabbè, poco conta. E li avete visti dappertutto, perché erano dappertutto per tutti questi case particolari. E hanno questi qua, sono bellissimi. Questo è il colore Windburn. Guardate che bello. Aspettate, molto qua. Hanno questo effetto pigmentatissimo, super blurring, quasi polveroso, e sono questi mini capsulini, cioè sono troppo felice che siano arrivati in Europa. E questo è il colore Roseberry, che è super bello. Questo qua ti fa il trucco da solo, guardate la bellezza di questi. Quindi ve li volevo segnalare, Simi Haze è arrivato da noi, cioè o meglio è arrivato in Europa. Poi velocemente vi devo parlare di questo, perché lo mettiamo tutti i giorni, sia io che l'assistant, da quando l'ho comprato. By Terry è uscito con il nuovo T2 Tan nella versione matte transfer proof. Io lo spruzzo sul viso, così faccio guancia, guancia, fronte, mento, e poi lo spalmo con le dita, lo spruzzo sul collo e lo spalmo, sul corpo a volte lo spruzzo su un pennellone e poi faccio così. L'ho messo l'altro giorno, al mio compleanno a casa della mia mamma, avete visto le storie dove avevo la camicia, spruzzato anche in tutto il collo, ma una volta che si asciuga è no transfer, camicia non sporca, lo usa anche l'assistant, è bellissimo, contiene BioCherry Active Essence al 25%, un complesso di tè nero antiossidante all'1%, un complesso di tè rosso anti-age all'1%, 97% di ingredienti d'origine naturale. Si comunque sciacqua facilmente con l'acqua, ma è finché non lo lavi via è transfer proof. Stupendo, stupendo. Assistant, è vero che lo metti sempre? Sì. Lo adoro. E ultima cosa, e poi la smetto di stancarvi. Se come me amate i Gloss Bomb di Fenty, sono arrivati. Stiamo perdendo il faretto, amore. Devi cambiarlo. Kiwi! Kiwi! Il faretto. Dicevo, sono usciti i nuovi Gloss Bomb di Fenty nella versione Travel. Questo è uno dei miei colori preferiti, lo sapete, che si chiama Riri. Ce l'ho sempre qua in postazione anche lui. Riri è bellissimo, come anche Fasi, è super elegante anche sui rossetti. Ed è una Travel piuttosto grande, ma è una bella occasione per provarli, poi se non li avete mai provati. Bene, spero di cuore che il video vi sia piaciuto, grazie di cuore della compagnia. Vi ricordo che anche le super box di Look Fantastic le trovate qua sotto, potete usare il nostro codice sconto non affiliato, tutta colpa di Giulia, tutto attaccato, tutto maiuscolo. Trovate anche tutti i prodotti utilizzati qui, se vi va pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Vi voglio bene.